Amici carissimi, bentornati. Siamo ad una nuova puntata del Catechismo di San Pio X. È la quarta e questa sera ci addentreremo un po' meglio dentro la parte prima del Catechismo, quella dedicata appunto al Credo. La volta scorsa ci siamo fermati contemplando che cos'è anzitutto un mistero, perché noi siamo dentro la fede ci muoviamo sempre ed esclusivamente dentro l'ambito dei misteri. E abbiamo visto, tanto per riprendere il filo prima di proseguire, che il mistero non è che una cosa, cioè mistero, insomma, nel senso che è completamente inconoscibile, quindi fumosa, vacua, eterea, sfuggente. No, è un qualche cosa che possiamo conoscere, ma entro certi limiti, perché non è un qualcosa di contrario alla nostra ragione, però trascende la nostra ragione. Quindi lo possiamo conoscere in maniera perfetta, ma non comprendere, e tantomeno comprendere in maniera perfetta. Ora, il numero 31 passa a praticamente i misteri principali professati nel credo e che sono anche i misteri principali della nostra fede divina e cattolica. Quali sono? Sono l'unità e la Trinità di Dio e l'incarnazione, passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo. Perché sono i due misteri principali della nostra fede? Perché, tanto per sintetizzare, sappiamo che le religioni si distinguono in politeistiche e monoteistiche, a seconda che credano in più dei o in un solo Dio. Chiaro che la fede cattolica sta dentro l'ambito del monoteismo e le religioni monoteistiche però sono tre. Una precede il cristianesimo, che è l'ebraismo, e l'altra segue il cristianesimo, che è l'islam. E qual è la differenza tra il cristianesimo e l'ebraismo prima e l'islam dopo? Gli ebrei non hanno riconosciuto che Gesù Cristo è il Messia, né che è il Messia, né che è il figlio di Dio Salvatore, uguale al Padre. 5 secoli dopo l'avvento del cristianesimo circa, Maometto ha negato la vera divinità di Gesù Cristo, definendolo un grandissimo profeta, il più grande di tutti, per carità, salvo il fatto di essere inferiore a lui, però non il figlio di Dio fatto uomo. Ora, noi comprendiamo che dalla divinità di Cristo dipendono sia il primo che il secondo mistero della nostra fede. Perché se Gesù Cristo è Dio, Dio certamente è uno, ma non è da solo, ha un figlio. E il figlio stesso ci ha detto, prima di andare al Padre, che ci avrebbe inviato nel suo nome lo Spirito Santo, uguale a lui, e quindi completando la rivelazione trinitaria. Ora però, come sappiamo, la Trinità non è la negazione del monoteismo, cioè non è che gli dei sono tre anziché essere 300, ma come abbiamo visto la volta scorsa, e questo è un grande mistero, che questi tre, pur essendo tre realmente distinti l'uno dall'altro, ma sono un solo Dio. Però è un monoteismo differente da quello sia ebraico che musulmano. E il fatto che Dio sia trino indica proprio, ci fa comprendere meglio la sua essenza profonda. Come dice San Giovanni, Dio è amore, ma Dio è amore perché è trino. Perché l'amore che Dio è non è semplicemente l'amore che ha verso le sue creature, verso ciò che ha creato o ciò che lo ha mosso a creare, perché ha creato tutto quanto per amore, ma è ciò che caratterizza la sua vita intima. Giovanni ha definito Dio come amore. Ma se Dio fosse da solo, capite subito, questo si può capire un po', no? Se Dio fosse da solo, come poterlo definire, tra virgolette, definire Dio sempre tra virgolette amore? L'amore implica sempre una relazione tra un io e un tu, per cui Dio non potrebbe definirsi amore. Si potrebbe anche dire che Dio, magari creando, poi riversi l'amore sul creato, ma questo non è
potrebbe mai appartenere alla sua essenza, semplicemente perché, spero di non farlo troppo difficile, prima di creare l'universo, Dio da sempre e per sempre è, e per poter dire che una cosa appartiene all'essenza di Dio, non può essere che ha cominciato ad esistere da un certo momento. Se Dio fosse da solo e amasse semplicemente il creato lo avrebbe creato in un certo momento storico, ma prima del creato lui già c'era e prima chiamava, d'accordo? Se stesso, quello non è amore, no? L'amore, come dire, introverso ed egoistico, quindi non si potrebbe definire amore. Invece San Giovanni, nelle sue lettere, definisce Dio amore, proprio per questo, perché nella sua vita intima le tre persone divine non sono altro che un dipendere l'uno dall'altro, un essere interconnesse l'uno dall'altro. Perfino il Padre, che è l'origine della divinità, diceva: il Padre non dipende da nessuno, perché il Figlio è generato dal Padre, e lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Sì, bella obiezione, ma entro certi limiti, perché, come ha notato qualche acuto teologo, sì, il padre è l'origine della divinità, ma il padre è padre in quanto c'è il figlio. Cioè, il padre dipende dal figlio, perché se non ci fosse il figlio non sarebbe padre. Perdonatemi, purtroppo per noi poveri comuni mortali che siamo in questa valle di lacrime, io mi ho pure vergogna a dire queste cose perché sembrano quasi dei, come dire, dei giochini, dei ragionamenti carucci, no? Però quel poco che possiamo balbettare della Santissima Trinità è questo, ecco. Quindi abbiate pazienza. Dall'unità alla Trinità di Dio, o meglio, la divinità del Figlio fa anche comprendere il secondo mistero della nostra fede, cioè uno dei tre, cioè il Figlio, è diventato uomo per noi, ha sofferto per la nostra salvezza ed è morto per noi. E questo è Gesù Cristo. Quindi per noi attenzione a Gesù Cristo, attenzione che qui siamo in tempi di perduranti dialoghi ecumenici interreligiosi, cioè bene tutto, ma Gesù Cristo è Dio ed è l'unico salvatore del mondo. La Chiesa non può non annunciare a tutti questa cosa. L'abbiamo sentito che è stata ammessa oggi, il 25 di gennaio, la conversione di San Paolo, proprio nel Vangelo della messa di oggi. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, ha detto Gesù. Dicevano l'omelia di oggi: ogni creatura ha nei miei confronti e nei confronti di tutti i cristiani un credito e noi siamo in debito. Ha il diritto di sapere, di ascoltare che esiste un salvatore e che questo è Dio fatto uomo. Poi che ci creda o non ci creda, che si converta e si faccia battezzare o non si converta e non si faccia battezzare, questo è un problema suo. Ma noi dobbiamo anzitutto crederci e poi dirlo senza paura, non imporlo, ovviamente, per carità, cioè Dio sappiamo bene che tipo di rispetto che ha per la nostra libertà. Dicevo sempre nell'omelia di oggi, dobbiamo fare un po' come Santa Bernardetta, che quando raccontava l'apparizione della Madonna, diceva: a me la Madonna mi ha detto di dirvelo, non di farvelo credere. Noi ci dobbiamo credere e dobbiamo dirlo. Se altri vogliono o non vogliono crederci, questo non dipende da noi. E parlo soprattutto, evidentemente, con tutto il rispetto anche per i cari fedeli laici, di noi ministri dell'Altissimo, sia nel secondo grado dell'ordine sacro che nel sommo, nel primo grado dell'ordine sacro, sono i vescovi. Oh, numero 32. I due misteri principali della fede, cioè l'unità e la divinità di Dio, l'incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo, dice, li professiamo anche in qualche altra maniera? E certo, qui non so quanti di noi ci abbiamo pensato, no? I due misteri principali della nostra fede, noi li professiamo ogni volta che ci facciamo il segno della croce, numero 32. Perché?
Perché come il catechismo spiega nel numero 33, il segno della croce si fa, attenzione che nella Chiesa latina è molto importante, qui nel video si vedrà, nel podcast purtroppo non si può vedere, però lo faccio proprio vedere, lo simulo, si apre il palmo della mano destra e si mette la mano sinistra, diciamo così, sotto il cuore, si porta la mano destra sulla fronte dicendo il nome del Padre. Sempre a palma aperta, si poggia poi sul cuore, spalla sinistra e spalla destra, quindi nominando le tre persone divine. Capite perché nel segno della croce sono espressi i due misteri principali della fede, numero 34? Perché con le parole noi esprimiamo l'unità e la trinità di Dio, perché diciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Attenzione, noi diciamo. Perché l'unità e la divinità di Dio? Perché nominiamo le tre persone divine, ma non diciamo né i nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Attenzione a questi piccoli particolari, eh? Diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E la croce, facendo il segno di croce, noi evochiamo la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi capite come questi due misteri ogni volta che facciamo il segno della croce sono evocati. Quindi il segno della croce, conseguentemente, numero 35. È utile fare il segno della croce, guardate il Catechismo di San Pio X. Io non ricordo adesso, forse sì, forse non me lo mica ricordo se nel Nuovo Catechismo c'è questo passaggio, proprio riferito per esempio all'utilità del segno della croce. È utile fare il segno della croce? È utilissimo fare il segno della croce spesso e devotamente perché è atto esterno di fede che ravviva in noi questa virtù, vince il rispetto umano e le tentazioni e ci ottiene grazie da Dio. Sapevate? Adesso qui ci facciamo proprio lo screening a questo numero. Numero 1, utilissimo. Proviamo a pensare, quanti segni della croce facciamo al giorno? Sapete che c'è stata qualche anima devota che ha detto che un buon cristiano sarebbe bene che facesse tanti segni della croce al giorno, quanti sono gli anni di Cristo. Che per chi non lo sapesse, questa è una cosa bella, che per quanto mi riguarda purtroppo, ma molto purtroppo, è andata perduta. Nella messa in rito antico, che io tanti anni ho celebrato e che so celebrare, se uno conta, ci sono esattamente 33 segni della croce del celebrante, tra quelli che fa su se stesso, sulla fronte, sulle labbra, sul petto, con la patena, sulle offerte, tantissimi segni di croce ci sono. 33. Utilissimo. Voi immaginate la potenza di una celebrazione dove all'interno della quale ci sono 33 segni di croce. Io non voglio fare polemico, non voglio dire niente rispetto a tutto quello che tutte le scelte che nella Chiesa sono state fatte, certo le rispetto, però esprimo anche il mio parere, cioè non mi si venga a dire che è la stessa cosa farli o non farli. No, non è la stessa cosa, non lo è. Non è la stessa cosa. Così come non è la stessa cosa farli per 33 volte al giorno, tante volte, tanto per dirne uno, cioè non è che uno deve farne 33 consecutivi, ma sarebbe una bella devozione imparare ad arrivare dalla mattina alla sera con 33 segni di croce. Ora perché? Allora, farlo spesso, dice spesso, spesso vuol dire spesso, e devotamente. Devotamente è sarebbe sempre bene che almeno qualche volta facessimo qualche bel segno di croce, magari sempre, se ci riuscissimo. Ricordo a questo proposito quello che raccontava Santa Bernadette di Lourdes, che la prima volta che le apparve la Madonna, Lourdes penso che non sia
in discussione da parte di nessuno, insomma, nessuno dubita che a Lourdes è apparsa la Madonna, non soltanto perché è riconosciuta dalla Chiesa ufficialmente, ma anche per tutto ciò che Lourdes rappresenta. Nella prima apparizione la Madonna non disse neanche una parola. E Santa Bernadette raccontava però che si è fatta il segno della croce. E raccontava: se noi vedessimo come si fa il segno della croce, la Madonna ci verrebbe da piangere, a confrontare con i nostri segni di croce, quindi con quale maestà, con quale gravitas, diciamo così, no? Solennità, rispetto, amore, devozione, quindi senza correre, senza scacciare le mosche, no? Ci sono i segni di croce scaccia mosche, oggi così tanto diffusi. Quindi, spesso e devotamente, perché? Perché è atto esterno di fede. Cioè tu facendo quell'atto esternamente stai facendo una professione di fede, come abbiamo appena ricordato, perché tu stai professando i primi due misteri principali, anzi due misteri principali da cui tutti gli altri del credo dipendono, della nostra fede. E quindi ogni volta che fai il segno della croce, prosegue, ravviva in noi questa virtù, cioè la tua fede si ravviva, cioè noi dobbiamo pensare che le virtù, sia teologali che cardinali, non sono un patrimonio statico, cioè la fede ce l'ho, una volta che ce l'ho, quella è, quella rimane e è finito. No, quante volte mi sono sentito dire: ah padre, avessi io la sua fede, dico, cioè. Come per dire, beato te che ce l'hai, chi lo sa da dove viene, io non ce l'ho, che vogliamo fare? Pazienza. Non è proprio così. Non è così. Perché la fede noi abbiamo tutti quanti ricevuta, tutti, nessuno escluso, il giorno del nostro battesimo, insieme alla speranza, alla carità e a tutte le virtù. Il problema è che come ogni virtù, le virtù si possono accrescere, possono diminuire e se possono pure perdere. Facciamo un esempio di una cosa visibile. Se io ho la virtù della purezza e della castità, se ho un rapporto sessuale, perdonatemi, perdo la purezza, la castità e pure la verginità. Quindi quella virtù non c'è più. Poi certamente la posso recuperare, la purezza e la castità si può recuperare, la verginità no, una volta che uno l'ha persa, non quella di corpo almeno, ok? E quindi una persona che non ha la fede o che sente di non averla più è perché l'ha persa. E perché l'ha persa? Perché non l'ha nutrita e anche perché non l'ha ravvivata. Quindi fare o non fare un segno di croce, ci sta dicendo il catechismo, non è, come dire, una cosa esterna che non serve a niente, o una cosa che si fa tanto per farla così. No, è una cosa importante. Il segno di croce è un sacramentale, ravviva in noi questa virtù, vince il rispetto umano. Fare il segno della croce in pubblico, oggi specialmente, oggi specialmente. Adesso qui in tempi di pandemia certi esempi si possono manco fare, però se uno va su un autobus e gli viene voglia di dire il rosario, perché no? Ma il rosario si comincia facendo il segno di croce. E perché non si può fare il segno di croce su un autobus? Si fa se uno non ha rispetto umano, cioè si vergogna. Rispetto umano significa vergognarsi, ma quando uno pecca di rispetto umano, sta sotto le parole di Gesù nel Vangelo. Chi si vergognerà di me e delle mie parole, anche io mi vergognerò di lui quando si presenterà al mio cospetto. Il rispetto umano. Se stiamo a mangiare con persone strane, adesso lo vedremo nel numero seguente, lo facciamo il segno della croce, o ci vergogniamo? Cioè, il
Il rispetto umano è un peccato molto molto brutto, perché il rispetto umano significa appunto omettere, non fare qualche cosa attinente alla fede, alla carità, al nostro amore al Signore. Per esempio, ci sono quelli che non si inginocchiano perché si vergognano, no? Magari entrano in una chiesa con degli amici che magari non sono tanto per la quale, magari anche gente buona che sa come si entra in chiesa, che sa che quando si entra in chiesa si fa il segno della croce, se c'era l'oggetto misterioso è diventato ormai introvabile dell'acqua santa, si mettono le mani nell'acqua santa per fare il segno della croce, e poi si individua il posto dove sta il Santissimo Sacramento e si genuflette. Questo si fa quando si entra in chiesa. Però, ma se ci stanno gli amici miei che non è stato per la quale la genuflessione al Santissimo non la faccio perché mi vergogno. Che te vergogno? Noi non soltanto che non dobbiamo vergognare, dobbiamo essere fieri di fare queste cose, orgogliosi, tra virgolette, orgogliosi in senso buono. Non dobbiamo certamente ostentare, non dobbiamo fare, come dire, gli esaltati o i fanatici, per carità. Ma noi non abbiamo niente di cui vergognarci a fare il segno di croce. Io faccio chapeau, sapete che sono stati casi di giornalisti anche abbastanza famosi, che gli avevano detto che c'erano il crocifisso attaccato, dice no, tu devi togliere il crocifisso durante il telegiornale, quello ha detto che faccio io? Il crocifisso sta bene dove sta. Noi questo dobbiamo avercelo, eh. Non possiamo, come dire, sentirsi mezzi, come dire, alienati o disadattati sociali perché siamo cristiani. I cristiani certamente sono umili, non fanno, come dire, non si vantano, non si gonfiano, cercano di, come diceva Sant'Ignazio, che è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo, Sant'Ignazio di Antiochia. Tutto va bene, ma nelle occasioni in cui ci sta anche esternamente da professarsi come cristiano, io lo faccio, eh. Pensate alle processioni, per esempio, che molti criticano. Anche io, quando ero un giovane, un giovanotto, dicevo: ma che non ci danno a fare processione? Che sta a fare lì? Il valore, io credo che il valore principale della professione è proprio è la testimonianza pubblica ed esterna della nostra fede. C'è chi non va in processione lo stesso perché si vergogna di farsi vedere in processione. Quindi vince il rispetto umano, attenzione, vince le tentazioni il segno di croce. Sapete che durante i rituali esorcistici ci sono montagne di segni di croce, che il diavolo ha il terrore del segno di croce e della croce, no? Le tentazioni sono vinte dal segno della croce. Meno segni della croce fai, significa, più facilmente sarai vinto dalla tentazione del diavolo. E non è finito qui, ci ottiene grazie da Dio ogni volta che ti fai un segno della croce. Lo dice il Catechismo di San Pio X, non lo so, io sto facendo semplicemente il pappagallo, eh? Quindi il pappagallo ragionante, quindi che commenta quello che legge, ma sto facendo il pappagallo. Ci abbiamo mai pensato? Ecco. Magari dopo questa, ecco, conversazione sul catechismo, un bel proposito, eh? E suggerisco anche, fino a quando ci sarà sta commedia interminabile, interminabile e che difficilmente terminerà, detto fra me e voi, perché costaria che tira e costandazzo, che l'acqua santa è diventato un oggetto misterioso, come ho detto anche in altri interventi, bisogna fare toc toc. Tanto adesso i parroci lavorano di meno perché la gente continua a sparire dalle chiese, che sono tutti quanti terrorizzati. Quindi andiamo a far lavorare un pochino i parroci, ti porti una bella bottiglia d'acqua o una tanichetta d'acqua e dici: padre, per favore, mi benedica un po' l'acqua santa, perché dato che in chiesa non ci sta, se mi devo fare qualche segno di croce con l'acqua benedetta come desidererei, almeno me la metto dentro casa. Che niente non è, insomma, no? Ecco, quindi ricordiamole queste cose, perché sono cose davvero, cioè il segno della croce è un sacramentale,
sacramentale molto molto importante. Non ci sono soltanto i sette sacramenti, ci sono anche i sacramentali. I sacramentali non sono soltanto appunto l'acqua santa, il sale esorcizzato, l'olio esorcizzato, le candele esorcizzate, l'incenso esorcizzato, tutte cose, gli oggetti benedetti, i crocifissi. Cioè, in casa nostra, non dico come a casa mia che ce ne stanno quanti, ce ne sta un'invasione, ma nelle case vanno tenuti il crocifisso, le immagini sante, anche qui gli oggetti benedetti. Cioè, noi non dobbiamo vergognarci di avere a casa, insomma, se poi entra qualcuno che pensa? Pensa che dentro quella casa c'è un cristiano. Certo, nessuno, come dire, non è, ripeto, non è detto che dentro la casa debbano esserci soltanto quadri o immagini sacre. Cioè, se una persona vuole mettere qualche bel quadro, qualche bel paesaggio, che ne so, non sono un esperto di, cioè, qualche quadro certamente che si possa vedere, qualche stampa, non lo so, ovviamente cose non oscene che in giro hanno viste tante, è andato bene dire le case, di robaccia, insomma, ma perché no? Quindi nulla lo vieta, non c'è niente di male, però pensiamo alle grazie, no? Pensiamo alle promesse del Sacro Cuore, a quello che Gesù promise di grosso a chi espone l'immagine del Sacro Cuore nella propria casa, pubblicamente, senza vergognarsi. Allora, infine, nel numero 36 dice: quando è bene fare il segno della croce? Ma guardate, qui si vede proprio nel Catechismo di San Pio X, proprio in tanti passaggi, per questo che io personalmente amo molto questo Catechismo. Sono veramente contento quando ci sono gli incontri su, perché mi edifica anche a me. Io le so queste cose qui, ma andarle a rileggere e commentarle mi produce effetti sommamente benefici. Cioè, qui si vede proprio l'afflato di un papa, perché questo l'ha proprio scritto materialmente San Pio X, che sapete che prima di essere papa, lui è stato parroco per tanti anni. Don Giuseppe Sarto è stato un grande parroco, cioè si vede proprio il cuore del pastore, cioè quello che si porta dietro lo zelo, l'attenzione, la cura, cioè la ragion d'essere di un sacerdote. Cioè, che esiste a fare un sacerdote? Un sacerdote esiste, amici miei, per aiutare le anime a raggiungere la salvezza. Sant'Agostino diceva: io con voi sono cristiano, quindi io devo stare attento perché anzitutto devo, in quanto cristiano e battezzato, devo pensare alla salvezza dell'anima mia. Quindi anche io devo ricevere i sacramenti, devo stare attento a pregare, devo curare la crescita nelle virtù, devo santificarmi, devo leggere, devo fare tutto, devo fare quello che fanno tutti, per me. Perché non è che però per me lo faccio in quanto battezzato. Ma in quanto prete? Io in quanto prete esisto. Un prete che non faccia questo qui, per aiutare le anime a incontrare Gesù e raggiungere la salvezza, stare in contatto con Lui, imparare a conoscerlo, a ricevere la sua grazia, a ricevere i sacramenti. Per la santificazione. Sapete come cosa diceva Padre Pio sempre quando incontrava un sacerdote, no? Diceva queste due cose: santificati. Quindi diventa santo tu e santifica, aiuta gli altri a diventare santo. Basta. Allora, San Pio X, cioè il catechismo proprio è intriso di questo afflato, no? Si vede nel numero 36, quando è bene fare il segno della croce? Vedete, attenzione, dice, ho capito, il segno della croce è una cosa importante, quando lo facciamo? Allora, la prima cosa che dice è sempre bene fare il segno della croce, in qualunque momento. Se uno dentro casa si mette un'acqua santierina, ci stanno in giro, va dal parroco, fa benedire una bella tanica di acqua, e dopodiché dentro quest'acqua santierina fa in modo che ci sia un po' d'acqua. Quando passa davanti all'acqua santierina, chi glielo vieta di mettere la manina e fare un bel segno di croce? Punto interrogativo. È una grande cosa, una bella cosa. Quindi è sempre bene fare il segno della croce, anzitutto. Ma specialmente prima e dopo ogni atto di religione. Quindi, ecco perché noi entriamo in chiesa, si fa il segno della croce,
benedizione, il segno della croce. Se uno comincia il rosario, la prima cosa che si fa con il rosario è il segno della croce. Si prende proprio la croce del rosario tra le dita, è il pollice e l'indice, si fa lentamente il segno di croce e poi si parte con il credo. Cioè c'è il Padre Nostro, lettera di Maria, e dopo comincia Dio viene a salvare, il Signore mi presto e mi aiuta, e si comincia a rosare così come lo conosciamo, no? Poi prima e dopo il cibo e il riposo. Prima e dopo, il segno della croce si fa quando, prima che cominciamo a mangiare e quando ci alziamo. Si diceva un tempo, si pregava in latino, c'era il benedicite, quindi benedict domine facendo il segno della croce, poi se benedice il sacerdote lo fa anche sulle vivande, no? Si fanno due segni di croce, benedict domine et hec tua dona, quelle due recitate sum sunturi per Christum dominum nostrum. Amen. Benedice il Signore nel cibo che stiamo per prendere e che riceviamo dalla tua bontà per Cristo nostro Signore. Amen. E finito il pasto, agimus tibi gratias, di nuovo il segno della croce, omnipotens Deus, Proniversis beneficis tuis, qui vis et regnis in saecula saeculorum. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Quindi prima e dopo, ancora prima e dopo il riposo. L'ultima cosa da fare prima di andare a dormire, che è la prima da farsi prima di svegliarsi, è fare un segno di croce e, come ho suggerito anche nei giorni scorsi, non mi ricordo in quale intervento, ma ripetita iuvant sempre. Se uno ha un crocifisso sul comodino a portata di mano, oltre al segno della croce, il bacio alle cinque piaghe di nostro Signore, proprio sul crocifisso. Guardate, questi piccoli gesti sono una bomba di santificazione. Non vanno trascurati, eh? Non basta ovviamente questo per diventare santo, però una bella botta gliela diamo, eh? Quindi prima e dopo il cibo e il riposo e ancora nei pericoli dell'anima, pericoli dell'anima. Quando ci sentiamo tentati, quando ci sentiamo angosciati, quando ci sentiamo depressi, tribolati, angustiati o perseguitati, scoraggiati, sfiduciati, privi di speranza, le grandi tribolazioni dell'anima o anche del corpo, tribolazioni del corpo, i pericoli del corpo. Pensiamo che il segno della croce possa fare bene anche al nostro corpo, o no? Sapete una delle preghiere che il sacerdote dice prima di fare la comunione sottovoce? La comunione del tuo corpo, la comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Perceptio corporis tui, Domine Gesù Cristo, potevo indigno assumere presumo, non mi proveniente in giudizio e condannazione, sed pro tua pietate, prosit mia, tutamento, mentis et corporis, et ad medera percipiendum, in latino. L'anima e il corpo, cioè ciò che ha a che fare con i sacramenti, con i sacramentali, non è solo per l'anima, ma anche per il corpo. Io vorrei tanto sapere, l'ho detto tante volte in questi tempi di estrema preoccupazione per la salute del corpo, quanti pensano che il segno della croce, i sacramenti, la preghiera faccia bene anche alla salute del corpo. Questo vorrei proprio saperlo. Mi piacerebbe tanto. Oppure uno pensa, se al segno della croce qui bisogna prendere rimedi opportuni, quale segno della croce? Si mostra che a pensare al segno della croce. Io sono molto preoccupato di questa mentalità e la ritengo abbastanza diffusa. Ci sono state tante cose che abbiamo visto durante questi tempi che mi hanno lasciato estremamente
esterrefatto, perplesso. La Madonna Fatima, tanto per rimanere nel discorso, disse, anche questo l'ho detto infinite volte, ma ripetita riuvant un'altra volta, disse queste cose riferite al rosario. Non c'è problema, non c'è problema personale o familiare, nazionale o internazionale, ivi compresi guerre, terremoti, cataclismi e catastrofi naturali. Vogliamo metterci pure epidemie e pandemie? Ma mettiamo, ce le va. Non mi ricordo se l'aveva detto, insomma, ma se ci sono anche le calamità naturali, che non sia risolvibile con il rosario in mano. Ha detto la Madonna. Io voglio vedere se qualcuno ci crede. E quanti ci credono? Uno dei super teologissimi, capito, di quelli che non faccio il nome per ragioni di carità, ma posso dire proprio a voce altissima, per quanto possa contare, che chi ha detto questo da un punto di vista oggettivo. Spero che si sia salvato, per te prego per la sua anima, ma tutta la mia assoluta disistima. Disistima, e dico disistima perché non si può dire di più, perché siamo cristiani, se no ci sarebbe un'altra parola da usare, comincia sempre con dis. Ecco. Sapete cosa disse? Se col rosario in mano le guerre e le cose, testuali parole, eh? Campa cavallo, uno dei teologi più quotati del secolo scorso, partecipato al concilio che ha fatto il bello e il cattivo tempo, Concilio Vaticano II. Questo disse: se stiamo appresso alla Madonna dei Fatima, mo pensiamo che risolviamo i problemi col rosario. Io sono molto preoccupato di queste cose. E sono anche, se mi posso permettere, preoccupato. E Dio mi salvi da questa cosa. E prego chiunque in qualche modo mi conosce, mi ascolta, mi conosce di persona o mi conosce tramite questi infernali strumenti che ci sono oggi, che cerchiamo in qualche modo di redimere, di santificare, che sono quelli di comunicazione. Cioè, se qualcuno dovesse vedere questo in me, per favore me lo dica. Perché io temo che più di qualche volta noi ministri dell'Altissimo non abbiamo mica aiutato tanto i fedeli a interiorizzare queste cose, no? Con i messaggi dati sia a livello di testimonianza personale, ma anche a livello di scelte pastorali. E io credo che se i ministri si mettono in queste condizioni, qualche guaietto lo passeranno dinanzi alla divina giustizia. C'è sempre tempo di riconoscerlo, di tornare sui propri passi, di correggersi. Sapete che la nostra santa fede cattolica ha questo di bello, che non c'è nessuna condanna a morte irreversibile per nessuno. Non c'è, fino a quando siamo in vita. Non c'è. Nel senso che c'è sempre la possibilità di riconoscere l'errore o il peccato, di tornare sui propri passi, di pentirsi e di cambiare rotta. Però questo bisogna farlo prima che sia troppo tardi. Ecco, con questo basti quanto detto sul segno di croce. E passiamo a tutto quello che il Catechismo ci dice sull'unità e la Trinità di Dio. Bellissimo anche. Andando al capo secondo, che appunto commenta il primo articolo del credo, credo in Dio Padre Onnipotente, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, nello Spirito Santo, cioè l'articolazione del primo mistero fondamentale della nostra fede, cioè l'unità e la Trinità di Dio. Numero 37, guardate com'è. Ci sarà da ammirare come lo fa facile facile la Santissima Trinità, pur dovendo a un certo punto riconoscere evidentemente che questo più di tutti gli altri misteri è il mistero per antonomasia, cioè con la Trinità
noi ce lo possiamo scordare di comprendere bene questo mistero, no? Allora, 37 dice che significa unità di Dio. Unità di Dio significa che c'è un Dio solo. Facile, no? 38 è che significa Trinità di Dio. Trinità di Dio significa che in Dio sono tre persone uguali. Credo ce lo siamo già detti la volta scorsa, adesso specificherò, realmente distinte. Padre, Figlio e Spirito Santo. Come il Catechismo dirà più avanti, precisamente nel numero 47, il fatto che siano uguali, e specifica anche poi nel 49, vuol dire che possiedono ciascuna la pienezza della divinità e che nella Trinità non si dà nessuna differenza né di prima o di poi, di più grande o di più piccolo, ma l'unica differenza che hanno le tre persone divine è appunto la distinzione reale che c'è tra di loro che dipende dalle relazioni di origine, come si dice. Il padre genera, il figlio è generato, lo Spirito Santo spira. Fine delle differenze. Nel numero 40, allora, nel numero 39 si dice che persone, che significa tre persone realmente distinte? Tre persone realmente distinte significa che in Dio una persona non è l'altra, pur essendo tutte e tre ancora un Dio solo. Cioè, il Padre non è il Figlio e non è lo Spirito Santo, è il Padre. Il Figlio non è il Padre e non è lo Spirito Santo, ma è il Figlio. Lo Spirito Santo non è il Figlio e non è il Padre, ma è lo Spirito Santo. Numero 40, comprendiamo noi come le tre persone divine, benché realmente distinte, sono un Dio solo? Perché sono tre persone realmente distinte, ma sono un Dio solo? Risposta, noi non comprendiamo né possiamo comprendere come le tre persone divine, benché realmente distinte, sono un Dio solo. È un mistero. Origene diceva l'oceano dei misteri. Ora, qual è la prima persona della Santissima Trinità? Vabbè, nel 41, 42 e 43 specifica le tre persone divine, quindi questo possiamo certamente ometterlo, no? Ora, invece nel 44. Allora, le tre persone della Santissima Trinità vanno nominate secondo l'ordine in greco, la taxis trinitaria, cioè non posso dire nel nome dello Spirito Santo, del Padre e del Figlio, o nel nome del Figlio, dello Spirito Santo e del Padre, devo dire nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, perché le tre persone sono uguali, ma c'è un ordine, c'è una taxis, si chiama in greco, trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo. E nel 44, perché è così? Perché il Padre è la prima persona della Santissima Trinità? Risposta è: il Padre è la prima persona della Santissima Trinità perché non procede da altra persona e da lui procedono le altre due, cioè il Figlio e lo Spirito Santo. Si dice in teologia è l'origine della divinità, è innascibile ed è colui che dà origine ad entrambe le altre persone, al Figlio solo lui, allo Spirito Santo insieme al Figlio. 45. Perché il Figlio è la seconda persona della Santissima Trinità? Il Figlio è la seconda persona della Santissima Trinità perché è generato dal Padre e insieme col Padre è principio dello Spirito Santo, che appunto procede dal Padre e dal Figlio. Numero 46. Perché lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità? Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità perché procede dal Padre e dal Figlio. Numero 47, qui attenzione, qui dobbiamo essere rigorosi. Ogni persona della Santissima Trinità è Dio? Sì, ogni persona della Santissima Trinità è Dio. Che significa? Significa, credo in un solo Dio, Padre onnipotente.
Quindi, se dico che Dio Padre è onnipotente, vuol dire che il Figlio non è onnipotente, lo Spirito Santo non lo è? Risposta sbagliata. Il Padre è onnipotente, il Figlio è onnipotente, lo Spirito Santo è onnipotente. Il Padre è eterno, il Figlio è eterno, lo Spirito Santo è eterno. Il Padre è immenso, il Figlio è immenso, lo Spirito Santo è immenso. Cioè, tutti gli attributi divini, tutti gli attributi divini si possono predicare indifferentemente di ciascuna delle tre persone, senza nessuna differenza l'una dall'altra. 48 dice: ma se ogni persona divina è Dio, le tre persone divine sono dunque tre dei? No, le tre persone divine non sono tre dei, ma un Dio solo. Perché hanno la stessa unica natura o sostanza divina. Da ciascuna di esse posseduta, ripeto, in pienezza. Vero Dio è il Padre, vero Dio è il Figlio, vero Dio è lo Spirito Santo. Attenzione al numero 49. Le tre persone divine sono uguali o ce n'è una maggiore, più potente e più sapiente? Le tre persone divine, essendo un solo Dio, sono uguali in tutto. Questo mettiamocelo bene in testa, eh? E hanno ugualmente comune ogni perfezione e ogni operazione, sebbene certe perfezioni e le opere corrispondenti si attribuiscano più all'una persona che all'altra, come la potenza e la creazione al Padre. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, diciamo nel credo. Ora, non è che allora il Padre è onnipotente e il Padre ha creato, quindi mentre il Padre ha creato, mo mi perdoni la Santissima Trinità, non voglio essere certamente irriverente, non è che il Padre creava, lo Spirito Santo e il Figlio stavano a guardare, d'accordo? La creazione è opera congiunta della Santissima Trinità. Però, siccome il Padre è l'origine della divinità, quindi è innascibile, questi attributi, cioè la creazione che è l'origine di tutto ciò che è fuori di Dio, si attribuisce quindi per antonomasia al Padre, perché come il Padre è l'origine della divinità, così questa creazione che viene dall'atto creativo di Dio si attribuisce al Padre perché è lui l'origine sempre di tutto. Ma posso dire: credo nel Figlio che ha creato l'universo, devo dire questo. Credo nello Spirito Santo che ha creato l'universo e che è onnipotente, devo dire questo. Infine 50, e finiamo anche noi. Il Padre almeno fu prima del Figlio e dello Spirito Santo, e questo è quello che diceva il grande eretico Ario, contro cui combatté a spada tratta vincendo e organizzando e arringando un concilio per questo, il grande Sant'Atanasio. Il Padre non fu prima del Figlio e dello Spirito Santo, perché le tre persone divine, avendo comune l'unica natura divina che è eterna, sono ugualmente eterne. Ricordiamo i quattro attributi propri della sostanza divina, quelli per antonomasia: l'immensità, l'eternità, l'onniscienza e l'onnipotenza. Se questa natura è eterna e la natura divina ce l'hanno tutti e tre, è chiaro che non c'era qualcuno che c'era quando l'altro non c'era. Sapete che diceva Ario in greco, no? En pote uk en ote è in greco, cioè c'era una volta in cui non c'era. Cioè lui diceva che all'origine c'era soltanto il padre, poi a un certo punto quasi creato, non era proprio creato, ma una mezza creazione di questo essere grandissimo che è il Figlio, per carità, è il Demiurgo, è colui che per mezzo del quale veramente tutte le cose sono state create, ma non è uguale al padre. Se fosse come dice Ario, certamente, perché se ci fosse stato un istante solo in cui il padre fosse stato da solo, il figlio non sarebbe Dio. Perché la natura divina è eterna, quindi non c'è stato neanche un istante, secondo il nostro modo di parlare, in cui, come dire, il padre è stato da solo. Mai.
coeterni, coimmensi, coonniscienti e coonnipotenti tutti e tre. Bene, amici, possiamo fermarci e darci l'appuntamento alla prossima. Io vi saluto chi ha seguito la diretta e tutti quelli che seguiranno la differita. Al prossimo appuntamento e a tutti quelli che hanno seguito la diretta, una santa notte.